ha risposto alle domande formulate dal giudice per le indagini preliminari Mussoni, Stefano Cordella. L'imprenditore fanese arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di bancarotta fraudolenta da oltre 6 milioni di euro. Questa mattina, dalle 10.30 fino a mezzogiorno e mezza, al Tribunale di Pesaro si è svolto l'interrogatorio di garanzia dell'imputato, che non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il 48enne, nei giorni scorsi, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per prevenire l'inquinamento delle prove e la possibile reiterazione dei reati, ma per il suo avvocato Fabio Cazzola non c'è pericolo. Su questa cosa le indagini sono durate praticamente 2 anni o 3 anni, non so nemmeno quando sono durate, quindi pensare che dopo 3 anni ci sia ancora possibilità di inquinare le prove è un po' eccessivo. In ogni caso, spiega l'avvocato, Cordella ha dato la sua disponibilità al pubblico ministero di sottoporsi ad un altro interrogatorio da effettuarsi il prima possibile e in cui riferirà su ulteriori questioni da chiarire. Ci può dire l'ultima che ha detto? Quali sono gli ulteriori passi? Gli ulteriori passi sono che dopo l'interrogatorio che spero di fare con il pubblico ministero nei primi giorni della prossima settimana, chiederò la revoca oppure l'attenuazione delle misure cautelari in atto. Insomma, dunque Cordella sta cercando di collaborare? Beh, ha risposto a tutte le domande, ma collaborare, diciamo che la procura tramite la Guardia di Finanza ha fatto indagini lunghe e ha acquisito direi imponente documentazione. Cordella sta cercando di, in ipotesi, se ci sono dei chiarimenti da fare, di spiegare ai giudici quali sono gli esatti comportamenti tenuti e soprattutto da dei chiarimenti sulle cifre che secondo la procura sarebbero state distratte. Secondo l'accusa, infatti, Cordella avrebbe nascosto alla curatela la contabilità di 2 società e fatto continui prelievi di denaro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto prelievi che, secondo le indagini delle Fiamme Gialle, erano stati dirottati in gran parte su conti correnti personali dell'arrestato e utilizzati per mantenere un tenore di vita molto elevato. Ristoranti di lusso, casa Cortina e la residenza in un antico palazzo del centro storico di Fano. Per i finanzieri, Cordella avrebbe agito solo per fini di lucro e per perseguire vantaggi personali, lasciando senza lavoro decine di ignari dipendenti.